raccogliamo in preghiera e chiediamo allo Spirito che abita dentro di noi di aiutarci a pregare come prega Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Questa parola risuscitò da morte, merita la nostra meditazione. Oggi sembra una ipotesi scomparsa dalla cultura contemporanea. La risurrezione è una delle verità cristiane meno comprese, meno accettate. Piuttosto la rassegnazione alla morte che credere nella risurrezione. Ma per noi la rassegnazione non è possibile perché noi crediamo che Gesù è risorto dai morti e questo è il fondamento della nostra fede. E questo è il motivo per cui comprendiamo che tutta la vita di Gesù è stata glorificata. E dunque noi professiamo la risurrezione come il motivo della nostra speranza. E con Lui risorgeremo. E così in questo battistero, circondato da questi santi antichi, sentiamo che loro sono vivi presso Dio, e così i santi della nostra terra. E quindi il Beato Luigi Monti, il Beato Mario Ciceri, Armida Barelli, i nostri santi vescovi, il Beato Cardinal Ferrari, il Beato Cardinal Schuster, San Paolo VI e tanti, tanti che sono nati nella nostra terra e tanti uomini e donne che ci sono cari, che ora sono nella gloria di Dio. Ecco, noi crediamo la risurrezione perché Gesù risuscitò da morte. Ricordiamo con particolare riconoscenza i nostri amici, i nostri familiari, quelli che ci hanno fatto del bene. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ora concludiamo con l'esame di coscienza. Chiediamoci da dove viene la nostra tristezza, da dove viene la nostra gioia. Quanto conta la certezza che Gesù è risorto per sostenere la nostra speranza. Signore Gesù, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi. Io vi benedico, continuate a pregare, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.